Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Voi credete veramente che il capo politico del Movimento 5 Stelle sia Vito Crimi, quell'anonimo parlamentare che ogni tanto dice qualcosa ma è inesistente? Un capo politico deve essere carismatico, un capo politico parla ogni giorno, si scontra, dice la sua opinione, è davanti a tutti gli altri deputati, ci mette la faccia. Qui questo signore è inesistente, sarà un bravo signore, sarà un, come dicono, un grande lavoratore. Lui non è mediatico, ma è un grande lavoratore, ma un capo politico deve essere anche mediatico. Avete visto che anche Zingaretti ha difficoltà a essere mediatico, però si espone, dice qualcosa in più di Vito Crimi. Anche Zingaretti è un desaparecido, se uno che dice, ma dov'è? Ma che? Boh. No, intanto, quindi il vero capo politico del Movimento 5 Stelle è sempre stato Gigino Di Maio, il grande. Ecco, l'uomo che sussurrava al virus, no? Quindi nella giornata di ieri Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno alla Camera e quasi fa cadere il governo. Il PD, quando ha scoperto questo, ha chiamato all'appello tutti e si sono presentati in massa per cercare di fronteggiare l'ordine del giorno Meloni con l'aiuto di Salvini per far cadere il governo. È fallito il tentativo perché nel Parlamento, sia da una parte che dall'altra, non lo hanno riempito, ma l'accusa del centrodestra è che i banchi della maggioranza erano pieni e gente senza mascherina, quindi con possibilità di contagio. Ma Meloni dice impegnare il governo a non usare il MES in alcun caso. Questa era la mozione presentata da Fratelli d'Italia per mettere improvvisamente in ginocchio. Diciamo che la Meloni ha tentato il blitz come le teste di cuoio e non c'è riuscita. No, mannaggia, direbbe qualcuno. Quindi la proposta bocciata con 216 voti a favore e 119 contrari. Ma i 5 Stelle si sono spaccati perché 7 deputati hanno votato con la Meloni e con Salvini. E i 7 deputati chi sono? Lombardo, Nesci, Maniero, Vallascas, Raduzzi, Cabras e Vianello. No, quello era Casa Vianello. E quindi poi c'è anche un deputato che si è astenuto, Cornelli si è astenuta. E quindi 8 dissidenti, 8 vendicatori mascherati del Movimento 5 Stelle. E così l'ex capo politico 5 Stelle, che attualmente, come dicevamo, è sempre lui, ma si sta nascondendo dietro il burocrate Crimi per aspettare il momento giusto per rientrare e non essere additato come quello che ha portato il movimento dal 33,5 al 15%, ma come se nessuno lo avesse capito che è stato lui, no? Dice, do le dimissioni, mi nascondo dietro Crimi, poi rispunto, eccomi qua, no, come se niente fosse. E la testolina gli fa dire così. E così l'ex capo politico, che poi non è ex dei 5 Stelle, Luigino Di Maio il Grande, commenta l'azione, il blitz di Giorgia Meloni, dice, nessuna contraddizione dei grillini. L'ho trovato una messa in scena. Il Parlamento ha un valore assoluto. Non può essere trattato come il palcoscenico mediatico di qualcuno. Ma una frase un po' incomprensibile. Il Parlamento ha un valore assoluto. Secondo me ha detto una frase che non sa neanche che cosa significa. Io ho questo sospetto perché lui, ricordatevi, è l'uomo che sussurra al virus. E intanto nell'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, l'uomo che sussurra al virus specifica che un finanziamento a fondo perduto non equivale a regalare soldi. Significa, dice, entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite. Francia, Spagna e Portogallo sono sulla stessa posizione. Stiamo solo chiedendo una forma concreta di solidarietà. Perciò ha ribadito la necessità di individuare un piano finanziario
che permetta di non aumentare i divari tra paesi e di fare ripartire tutti insieme il più rapidamente possibile. Se proprio vuole, è un regalo che l'Europa fa a se stessa. È un po' contorta, eh? Lui dice: soldi a fondo perduto non sono un regalo. Significa entrare in un circuito in cui le risorse vanno comunque restituite. Lui vuol far passare questa linea. Noi ogni anno diamo soldi all'Europa per aumentare il fondo del MES, siamo dei contribuenti attivi e netti, nel senso che è più quello che diamo di quello che riceviamo. Quindi, se ci danno dei soldi in regalo, alla fine non è un regalo perché sono sempre gli stessi soldi nostri che abbiamo già versato. Beh, non è proprio così. Diciamo che quelli che se ci farà un regalo l'Europa, è un regalo. Sì, tu hai ragione, noi diamo di più di quello che riceviamo, però in realtà regalo è regalo, quello sicuro. Non possiamo dire sono soldi nostri, ci spettano, perché se ci spettavano Conte non doveva andare a litigare in Europa e a sperare che l'Europa dicesse di sì. Quindi non sono soldi che noi possiamo prendere da un conto corrente perché sono nostri. Però il ragionamento di Maio alla fine ha una sua logica e un suo senso. Intanto Di Maio ha cambiato idea sull'utilizzo del MES, anche se, ma prima di tutto perché Grillo ha detto: Conte, vai avanti così, è sulla strada giusta, quindi lui che è il discepolo, colui che ambisce a ritornare come capo politico, deve per forza dare retta a Beppe Grillo, perché Beppe Grillo è il suo capo, è quello che lo può reintegrare come capo politico. Quindi deve dare retta al capo e soprattutto ha capito che anche Conte dell'idea di utilizzare i fondi che ci sono nel MES. Gli hanno fatto capire che sono gli unici disponibili adesso, perché gli altri se arriveranno chissà quando. E quindi soprattutto non può dire no al MES, come non ha detto no alla finanziaria delle tasse di dicembre, perché se lui dice no, sapete cosa vuol dire no? Se lui dice in Parlamento voteremo no, cioè votiamo contro la nostra stessa maggioranza, anche coi voti di Forza Italia, il governo non regge, e anche perché soprattutto nel momento del voto, sapendo che Di Maio e i 5 Stelle votano no, a quel punto anche in Forza Italia direbbero: questa è l'occasione per far cadere il governo. Volevamo votare sì all'utilizzo del MES, votiamo no, in modo che ci togliamo davanti la faccia questo Conte e ci mettiamo qualcun altro meglio che Conte. E Renzi potrebbe aiutare a far cadere il governo, perché anche lui, a Renzi non gliene frega niente di MES o non MES. A Renzi interessa il suo tornaconto personale. Gli italiani lo hanno capito ed è per questo che il suo partito non si schioda dal 3%. Alcuni lo danno al 5%, altri al 2%, all'1,9%. Quindi Renzi lì farebbe il suo interesse personale, che è quello di togliersi Giuseppi il prima possibile da davanti agli occhi. Quindi Di Maio dice: io non posso dire no al MES, all'utilizzo del MES, perché cosa faccio? Facciamo cadere il governo e tutti i grillini in Parlamento e in Senato, il 90% sono disoccupati. Voi sapete che la maggior parte di loro è alla fine del secondo mandato e come regolamento interno non possono essere più candidati né in Parlamento né in Senato. E quindi poi con un partito che passa dal 33,5 al 15 avrebbe la metà dei posti nella prossima legislatura, in più il 90% non sarebbe eleggibile, quindi capite che una caduta del governo comporta la disoccupazione per gran parte di politici, ministri, senatori, parlamentari del Movimento 5 Stelle, e quindi si autolicenzierebbero. Voi conoscete persone che si autolicenziano da uno stipendio di 12, 13.000, 15, 20.000 euro al mese? Difficile. Capite il perché dei continui voltafaccia del Movimento 5 Stelle? No, 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 no! E poi dice: vabbè, dai, mica possiamo andare a casa, eh. Votate sì per favore che andiamo avanti. Questo è
il concetto di fondo. E come dicevo spesso nei miei video, forse noi nei loro panni faremmo la stessa identica cosa. Tra la disoccupazione da una parte e lo stipendio da 13.000 euro dall'altra, voi che cosa scegliereste? L'ideale del MES? Parliamoci chiaro, non raccontiamoci la storia di Babbo Natale. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.